Eccoci qua, ciao a tutti, questo sarà l'ultimo video di quest'anno, un video in cui non farò niente altro di particolare che mettere a posto il mio laboratorio perché è veramente uno schifo, è un troiaio. Come si fa a creare il cellulare? Oggi è il 26 di dicembre, sarebbe anche il mio onomastico, hai visto, mi chiamo Stefano, ma ormai sono famoso come Spolab, famoso insomma. E niente, oggi è la giornata per mettere a posto sto troiaio e anche di vedere dei lavoretti da fare l'anno prossimo, dalla stronzata più stronzata fino alla cosa più complessa. Diciamo che la mattina è iniziata purtroppo molto male, perché io di video che tirano non ne ho tanti, però uno dei miei più vecchi video che tirano di più è uno di quelli dedicati al mio cane, Titillo. In realtà il nome suo era Leopoldo, io l'ho sempre chiamato Titillo. E niente, l'altro ieri l'abbiamo dovuto fare abbattere, che ormai era un malato terminale. E quindi stamattina ho dovuto sistemare le cose, abbastanza spiacevole, no? Purtroppo va così, 12 anni. Per chi ha un animale mi può capire, chi non ha un animale non mi può capire. Comunque, veniamo insomma ai prossimi lavori, che oltre alla sistemazione di questo casino, dove ormai è impossibile lavorare, cosa ci potrebbe riservare il 2022? Vediamo un po'. Allora, mettiamo a posto la sega circolare a batteria della Parkside, che mi ha ridato il mio carissimo amico Dario, è stata utile almeno per lui. Poi vediamo un po', qui chiudiamo bene. Abbiamo una specie di dumpster diving, ma non è fatto chiaramente come lo fa magari MVV Blog o altri, che gli arriva la roba perché la spediscono. Io rimedio, io vado in giro e raccatto anche in famiglia. Bene, ho rimediato un Mac di mia nipote, che non usa più perché chiaramente c'è quello nuovo, suppongo sia di quelli bianchi, PowerPC, non so che cosa sia, non so se funziona, che diamine ha. Vedremo poi in futuro con video cosa uscirà fuori. Bellissima, chiaramente, mia figlia, sì, mia nipote quando ce l'aveva, insomma, la piccina. E devo rimediare l'alimentatore, non ce l'ho, dovrò trovarlo. Bene, questo è uno dei tanti. Abbiamo un Toshiba, un netbook nuovissimo. I netbook, quelli con Atom, sono completamente inutili, però vabbè, mo qualche cosa li inventerò. È nuovissimo, quindi lì c'è da fare poco. Windows 7. Poi, questo è uno spettacolo. Questo, signori, era da tempo che io volevo zottare, perché se riesco a tirarlo fuori da qui dentro, eccolo qua. Questo è uno spettacolo, questo anche spento, anche esposto, merita, perché è un IBM ThinkPad ed è stupendo. Oramai non ci sono più gli IBM, no? Oramai si chiamano Lenovo. Eccolo qua. E questo pure è Lenovo, nel senso che è immacolato. Stavo tenuto benissimo. Mia sorella è molto precisa e tiene le cose benissimo. Ed eccolo qua. Perfetto. Questo sarà oggetto di qualche cosa. Non so se ci metterò Linux. Oppure lo lascerò con XP. Perché questo veramente è una macchina che sicuramente è immortale. È un IBM di quelli veri. Spettacolare. Di quelli col coso, col pistolino, no? Al posto del trackpad, fantastico. Lo appoggio momentaneamente qui per aumentare il casino. Qua allora il mio collega Saminde. Ecco, che canale te? Spolab. È passato? Bene. Il mio collega Saminde mi ha dato questa. Dice: voglio vedere che ci fai. Saminde è iscritto al canale, vi ha consigliato di iscrivervi al canale e mi segue. È uno dei pochi che mi segue. Poi, insomma, io ormai ho chiuso l'anno con 1520 iscritti, che non so pochi. Anzi, addirittura guardando le statistiche, ho scoperto che solo l'1,5% di quelli che mi seguono è iscritto al canale. Quindi vuol dire che quelli che mi seguono, se l'1,5% è iscritto al canale,
1500 su quelli iscritti al canale, vuol dire che quelli che mi seguono sono circa 100.000. Me i coglioni, altra parolaccia. Vabbè, oggi questa qui la metteremo riservata ai grandi, tanto sono solo i grandi, qua io guardo i ragazzini. E quindi niente, ha detto voglio vedere che ci fa con questa, una lampada a batteria a neon. L'idea sarebbe quella di convertirla con tutta roba rimediata, non so se ci riuscirò, ma vediamo. Sicuramente c'è da smaltire il neon, perché ormai penso il neon può passare veramente al passato, ce lo togliamo di mezzo e via. Quindi andiamo a aumentare il casino anche di qua. Poi Dario, il mio amico Dario, lo stesso, quello lì che alla fine mi dice oh, iscrivete al canale, no, quello che salta, no, che sarebbe un idraulico, però poi ha preferito fare gli hamburger, peraltro li fa spettacolari. E faremo anche dei video con lui in cui... No, nell'altro canale lo trovate, quello lì dello Spolab Hub, un altro canale. Lì lo trovate, insieme ad altri amici miei che fanno varie cose. E mi ha dato questo. Altro rottame schifoso. Cosa ci faremo? Non lo so. Motore lo useremo per farci qualche cosa. La ventola, che peraltro ho notato che è scheggiata, ma tanto la... Vediamo di farci qualcosa, non lo so, vedremo. Questo in teoria c'era pure forse il telecomando alla tastiera, no? Ci potremmo fare uno... Non lo so. Ebbene, pure questo sarà oggetto di qualche minchiata. Poi, sto raccogliendo... Ormai già ne ho fatti uno o due di video, no? Cioè, proprio veramente una cosa micidiale. Coi tubi della carta igienica, io pure quelli me li medio. Sto facendo, sia una scatola, una grande scatola per raccogliere i cavetti, perché i cavetti in laboratorio non si sa mai dove metterli, è sempre un casino, ti si annodano. No, bisogna che ci metto ordine. Adesso farò, appena ho quasi completato la raccolta dei punti, diciamo, i tubi della carta igienica, e finirò di fare questo contenitore per cavetti. Anzi, potremmo chiamarlo anche alla francese, anche se in francese assume un altro significato, ordinateur, no? Ecco, un ordinateur. Bene, per mettere l'ordine. Poi ho cominciato, avete visto, ho fatto un video sul tombino, perché mi serviva un tombino, ho dovuto fare un tombino, mi sono dovuto impratichire con l'utilizzo del cemento per manufatti. Ora avevo un po' di scarto, avevo un bicchiere, ho pensato bene di fare un peso, eccolo qua, contrappeso, ecco qua, qua. Oh, così si vede bene. Questo è un bicchiere, ci ho messo una vite, non so cosa faccio, ma in realtà è una prova per vedere un po' se la consistenza. Questa addirittura non solo l'ho fatto con la ricetta, andate a vedere il video del tombino con quella ricetta là, anzi in realtà c'è più cemento, quindi è un po' più grassa la miscela, ma la cosa importante è che l'ho fatto stagionare, cioè questo è stato 3-4 settimane in acqua, e in effetti è veramente notevole come solidità, no? E sto riflettendo sul fare dei lavoretti col cemento, perché mi intrigano parecchio, tipo che so, ciotole, anche contenitori per metterci qualche cosa dentro, basi per lampade, scemenze varie. E con questa qua poi ci faremo anche una cosa per una mostra che ci sarà ad aprile nel Viterbese, che si chiamerà Tuscia in Fiore, organizzata dal prof Giulio Della Rocca, e magari esporrò anche qualche cosa, qualche vaso col logo di Tuscia in Fiore, e poi vedremo, insomma, questo è un programma che appunto andremo in avanti. Ma ho intenzione di lavorare un po' col cemento per manufatti, e magari andrò a prendere quello lì artistico, che ha grana molto più sottile. Sto studiando in merito. Comunque, se intanto vi volete mettere avanti col lavoro, trovate una marea di... Beh, una marea proprio no, comunque trovate dei tutorial, insomma, magari li trovate più facilmente in inglese. Bene, poi che altro c'è? Oh, ecco qua. Di recente, un altro canale che seguo, ormai non più tanto assiduamente, al quale ho fatto tempo fa un regalo, ha fatto una cosa che io volevo fare da tempo, ovvero il supporto orbitale per le camere, no? Ma l'idea mia non è tanto quella sua, ma l'idea mia sarebbe quella di farmi una ripresa della testa per poi fare un video dove c'è la testa che gira, un po' sul genere di un video dello scomparso di Jay Adamski,
insieme a Seal, dove ci sono le capocce loro che girano quel brano che poi è stato ripreso pure da George Michael, no? Papa Like the Rolling Stone, papa, sì, qualcosa del genere, quello che fa pom 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 pom, quello là. Allora, quell'idea lì mi piaceva dare parecchio, e questo è il motorino di un forno, è il girarrosto praticamente, ma non sarà questo, perché questo gira comunque troppo veloce, e dovrò studiare un sistema per metterlo qui sopra, mi farò la ripresa della capoccia, tipo... lo stesso meccanismo che praticamente quando si fa l'orto panoramica, no? Cioè la capoccia panoramica, ecco, uno strumento che fa la capoccia panoramica. Magari utilizzerò pezzi del mio supporto, perché comunque sarà una cosa che passerà, nel senso, una volta montata poi via. Oh, poi avete già visto video con questa cosa qui. Oh, qui poi abbiamo un sacchettino con un po' di pezzi, alimentatori vari. Allora, dove lavoro io praticamente è una fonte inesauribile di lampade, quelle lì da testa, no? Quelle lì che si usano perché lavorano di notte per pulire le vasche. Praticamente ne distruggono, ma non è che le distruggono loro. Il problema è che le batterie, siccome è roba cinese, cinesate, le batterie durano poco. Quindi una volta batterie si devono buttare per forza. Quindi rimangono tutte queste lampade dove funzionano gli alimentatori, funzionano i LED, e praticamente si butta via tutto. Beh, passa il monnezzaro di turno, raccatta su tutto, e insieme a dei mouse vecchi, questi oramai sono tutti cerebrolesi, dove utilizzerò il cavo USB, dei LED di queste lampade qua, eccole qua, no? Ecco qui, e una bottiglia, insomma andrò a fare quello che ho già fatto, già c'è un video, già fatto, e andrò a farne un'altra, una bottiglia più piccola per mia moglie, quando mia compagna, quando studia c'è bisogno di una lampada, gliela farò pure per lei. Ne farò un altro, insomma, un video clone di quello che ho già fatto. Bene, poi c'è un discorso di audio da fare, poi ancora, qui non so se si vede, ma sposterò il mio telefono, cercando di farvi vedere... questa qua, ecco qua, bene, è un sintonizzatore, l'ho trovato nella monnezza. Io veramente sono uno schifo, sono monnezzato, peraltro ero in condizioni pietose, perché ero in una casa abbandonata, perché nel frattempo sto dando una mano a una mia amica agente immobiliare con i video, e quindi farò qualche cosa, vedremo un po', e quello lo devo mettere a posto. Per il momento vi saluto, ciao, e ci vediamo l'anno prossimo. Oh, it's the end of the day.